Benissimo, io mi sono già un po' portato avanti, sto cercando di trovare la giusta armonia nella costruzione di questa base operativa dove rintanarmi quando non sono nel mondo. Però voglio levare di mezzo prima questi antistatici blocchi di granito che potrebbero in qualche modo essere visti male dagli estimatori di Minecraft. Per cui, visto che ho abbastanza andesite, penso che utilizzerò quella che ho perché si è formato un risucchio. Dicevo, userò l'andesite che mi è rimasta per eliminare questi blocchi e utilizzerò invece il granito per creare la base della costruzione, visto che di granito ne ho parecchio. Ok, posso incominciare. Allora, la base della torre penso che la farò di 5 blocchi. In questo modo avrò necessità solamente di una porta d'ingresso. Però non farò blocchi unici, voglio provare a fare un poco di inventiva. Magari fra uno spacco e l'altro vorrei metterci dei viti cotti e colorati, tipo a voler fare una sorta di cattedrale gotica, tanto più che il gotico mi piace. Ok. Così sotto ci sono gli spazi per mettere le vetrate. Però mi sa che devo fare attenzione a non farla troppo alta, almeno per il momento, perché sennò poi quando devo scendere mi rompo le ginocchia. Quindi per il momento mi fermo qua. Nella costruzione devo costruirmi delle scalinate e devo ricordarmi di abbassare sta cazzo di musica. Allora, ho fatto un taglietto durante la notte perché mi sono messo a pescare. Adesso mi divertirò a sistemare meglio questo campo. E adesso ho deciso di piantare le carote e di utilizzare la farina rossa per moltiplicarle velocemente, anche se prima voglio finire di chiudere qua sotto per evitare che prodotti vari possano essere dispersi sul fondale del mare. Così se accade qualcosa la posso recuperare. E adesso, grazie a questa santa carota che ho trovato, che mi ha droppato uno degli zombie, e alla farina d'ossa che ho ricavato dalle ossa degli scusi, sempre, potrò iniziare una massiccia coltivazione di carote. E cercherò di portarmene sempre appresso qualcuno. Hai visto mai che finalmente riesco a trovare qualche maiale? Mi ci vorrei fare un allevamento. Visto che in questo posto la cosa che scarseggia di più oltre al metallo e agli animali sono appunto le carni reperibili. Io sinceramente la consumerei tutta la farina d'osso, tanto ho visto che è di facile reperimento con tutti gli scheletri che. Sì, facile reperimento un cazzo però. Molto spesso gli scheletri mi hanno quasi segato, quindi. No, per il momento, visto che devo nutrirmi e le carote sono buone, mi conviene fare questo sacrificio.
Tanto, a parte la coltivazione, la farina rossa si può utilizzare solo per colorare i vetri. È secondo me uno spreco utilizzarla per i vetri. Meglio utilizzarla per coltivare. Voilà, le ho finite tutte quante. E adesso dedichiamoci al Gran Turco. In questi giorni ho racimolato molti semi. Anche se sarebbe stato molto più semplice utilizzare un secchio d'acqua per poterli raccogliere. Ma per il momento non ho ferro da sprecare per fare secchi. Ok, andiamo a prendere alcuni elementi. Allora, sono tornato e ho raccolto un poco, ho messo un poco di arenaria in saccoccia. Così in questo modo mi posso costruire già il terzo campo da per arare. Lascerò un cazzo, vabbè, lo rimetto a posto. Dicevo, lascerò uno spazio fra una coltivazione e un'altra. Però ho un dubbio. Allora, due blocchi di terra più il blocco del recinto. Oh cazzo. Ho sbagliato i calcoli. Vabbè, è troppo tardi per tornare indietro. Sì, ho sbagliato i calcoli. Vabbè, allora facciamo così. Farò un doppio muretto, non è un problema. È una sottigliezza. Finiamo il perimetro di qua. Speriamo che mi basti l'arenaria. Ok, è stato sufficiente. E adesso mettiamoci un po' di terra. Mi ero dimenticato il blocco qua. Piccolo errore. Ah, io non sono molto costante nelle cose. Mi servono altri quattro blocchi di terra. E che non ho. E va bene. Nel frattempo mi faccio un banco da lavoro, così mi preparo anche un po' di recinti. Almeno una piccola parte. Ok, penso che per oggi posso concluderla qui. Spero vi siate divertiti.